Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e siamo tornati con la Maullo Racing, signori, Gran Premio di Gran Bretagna. Allora, il fatto di aver levato nello scorso video l'aiuto ai freni è stata una rivoluzione, signori. Riusciamo a guadagnare tanto se non facciamo errori grossolani. Allora, ho fatto le prove libere, sono andate bene. Ho preso familiarità col circuito e non mi posso lamentare. Andiamo con le qualifiche, che spero vadano pure bene queste. Vediamo se riusciamo a qualificarci bene. Io ho cercato di prendere più familiarità possibile col Gran Premio. Non è uno dei miei Gran Premi preferiti, però ci proviamo, signori, ci proviamo. Concentrati, piede a martello, e devo semplicemente fare quello che ho fatto durante le prove libere, che non era proprio far così tanto cacare, signori. Abbiamo fatto meglio le prove libere, le abbiamo fatte decisamente meglio, signori. Che posizione siamo? 22esimi. Che cosa ho detto all'inizio video? Oh, il fatto di poter frenare noi ci fa guadagnare tantissimo. Sì, non lo vedo come stiamo a guadagnare. Avvertimento taglio curva al primo colpo, va bene. Ventunesimi, ok. Dai, siamo due posizioni sopra. Quello che combiniamo ogni volta. Noi ventunesimi, abbiamo perso una posizione. Dai. Cosa ricordiamo in Canada? Siamo partiti. Qua la teniamo, ok. Siamo ancora 21esimi, niente, non riusciamo a guadagnare nulla, porca miseria, 2 secondi e 0,3. Nelle prove libere eravamo arrivati a un secondo e qualcosa, mi sembrava tantissimo. Dai, tienila, l'abbiamo tenuta malissimo, superati i limiti di pista e ce ne freghiamo. Dai così. 17esimi, 18esimi. Chiudi, 20esimi. Ma porca miseria, abbiamo perso due posizioni all'ultima. Mannaggia. Dai, ventesimi. Non è andata male. Ci stacchiamo dalla 22esima posizione, quantomeno. Dov'è il nostro carissimo Stroll? Stroll. No, Stroll 19esimo. Per pochissimo ci ha fregato. Mannaggia. Potevamo prendergli due punticini. No, potevamo prendergli un punticino. E invece ce lo prende lui. Siamo a 16 su 21. Con una gara rimanente. 16 su 21. Sono 5 punti. Non penso riusciremo a prenderne tanti. Tanti più di vantaggi in questa gara. Forse in Austria possiamo riuscire a fare pure bene. Vediamo. Intanto concentriamoci sul Gran Premio degli Stati Uniti. Sì, degli Stati Uniti. Un Gran Premio d'Inghilterra. Che partiamo ventesimi. Non è male. Riuscissimo ad avere un attimino una buona partenza e dei buoni spunti nei primi giri, forse riusciremo a raggiungere il primo obiettivo, il primo punticino della nostra carriera. Non si sa. Sarà questo il Gran Premio destinato? Non si sa. Siamo qui per scoprirlo assieme, signori. Nella speranza che arrivino sempre più aggiornamenti e che sta macchina faccia dei miglioramenti, perché mamma mia, siamo piazzati all'ultimo livello proprio delle categorie di macchine, che è assurda come cosa. Vediamo la classifica, la griglia di partenza, signori. Ecco come si configura la griglia di oggi. La fantastica qualifica di ieri di Charles Leclerc gli ha fatto conquistare la pole position e appena dietro prende posto Max Verstappen. Proseguendo lungo la griglia, queste le posizioni: Perez, Sainz, Lewis Hamilton e Magnussen, Fernando Alonso, Russell, Bottas e Sebastian Vettel, Norris, Gasly, Yuki Tsunoda e Ocon, Mick Schumacher, Ricciardo, Guan Yu Zhou e Lance Stroll, il pilota proprietario, Latifi, Liam Lawson. Infine, Alexander Albon chiude all'ultimo posto in griglia. Ed ecco giunto il momento di scendere in pista. Pronti, signori. Pronti e carichi. Fernando non ci parla, neanche lui teso.
come lo siamo noi. 5 luci accese, attenzione. Partiti, mamma mia, rimaniamo piantati pesantemente. Ci superano tutti. Cerchiamo di metterci all'interno per cercare di fare una cacata terribile. Niente, signori, Fernando non ci parla più. Ormai lui di pre-gara non ci vuole più parlare. E noi va bene, accettiamo la sua decisione. 5 luci accese, attenzione, si scatta, partito il Gran Premio del Gran Bretagna, signore, il Gran Premio d'Inghilterra. Ci impirano a destra e a sinistra, attenzione, non distruggiamo la macchina, bello. Abbiamo fatto una buona manovra, attenzione, qui ora c'è una frenata grossa. Riusciamo a infilare la macchina, benissimo. Perché, dico io, perché? Perché Tsunoda ha dovuto rompere le scatole? Si è infilato proprio così, di prepotenza, di violenza. E vabbè, te sei ritirato, zio mio, te sei ritirato. Dobbiamo ritrovare un attimino la concentrazione. Purtroppo non abbiamo una macchina ancora performante. Siamo 14esimi. Avete rotto le scatole con tutti questi sorpassi così all'avventura. Avete rotto le scatole. 15esimi. Questo era un tratto veloce. Io vedo quel bollino rosso che si va avvicinando e si va spostando a destra e a sinistra. Mi metto un'ansia che voi non avete idea, perché non so se posso far bene le curve oppure no. Una cosa terribile. Comunque siamo quindicesimi, va bene. Quindicesimi. Mi sta bene la quindicesima posizione. Dobbiamo difenderla con le unghie e con i denti. Giù. Albertino taglio curva, va bene. Non è stato uno dei nostri migliori giri. Ora, calma signori, entriamo nel mood gara. Mannaggia della miseria, Zoom ha frenato troppo davanti, abbiamo dovuto tirare il freno una volta troppo. E abbiamo perso tanto che siamo riusciti a guadagnare, mannaggia Zu. Lo teniamo, l'importante è tenerlo. L'importante è tenerlo. Non farlo scappare, perché se ci scappa è finita. Abbiamo dovuto tirare una volta i freni di troppo perché non abbiamo più l'alettone che ci dà stabilità in curva. Purtroppo sì, purtroppo non abbiamo più l'alettone che ci dà stabilità in curva, quindi... Mannaggia, ho tentennato. Niente, l'abbiamo perso giù, signori. Mannaggia. Secondo avvertimento, attenzione. Poi diventano pericolosi. Ecco, lo sapevo io. 2 secondi di penalità che ci teniamo, signori. Non ci teniamo proprio niente. Frenatona, dai, così vediamo di riuscire a avvicinarci a Zu il più possibile. Mezzo secondo, signori, ma nella ripartenza lui è più veloce. Questa serie di curve 1-2 riusciamo a avvicinarci, ma non abbastanza.
quindicesimi. Mannaggia. Va bene. Andate leggermente fuori, ma abbiamo comunque, siamo riusciti comunque a tenere la macchina. Finiamo un po' troppo. E Mick Schumacher si è avvicinato a mezzo secondo. Mick Schumacher, aia, sportivi. Nel caso sportivi, lasceremo la posizione, signori. Non boicotteremo la gara di Mick Schumacher. Le semplici e chiari obiettivi, signori, ovvero arrivare sedicesimi e battere Stroll per cercare di guadagnare più punti, più soldi possibili. Quindi se Mick vorrà passare, ma se soprattutto vorrà passare in maniera educata, noi lo faremo passare senza mettere il bastone fra le ruote. Ma Mick mio, devi cercare di superarmi in maniera educata e non rischiare di mandarmi fuori pista, è giusto? Le macchine qua davanti hanno rallentato un poco, no, è impressione mia, che mo se le sono andate. Sembrava che stessero rallentando, come se qualcuno aveva dei problemi. Forse invece sì, Vettel mi sa che c'ha dei problemini, mi sta rallentando giù. Vettel ha dei problemi, signori. Giù lo supererà ora più velocemente. Peccato per noi che avremmo potuto approfittarne un po' di più. Non è altre due belle posizioni. Attenzione però, usciamo bene. E però andiamo a fragole, mannaggia. Attenzione al Mick Schumacher là dietro. La prendiamo molto larga la curva e Mick passa. Ma noi ci infiliamo in frenata. Oh, gran frenatona! Gli abbiamo dato una leggera botta a Vettel, però in amicizia. Recuperiamo la posizione su Schumacher e superiamo anche Vettel. Lo mettiamo fra noi e Schumi. E questo è importantissimo perché... Però Schumi già è passato. Vabbè signori, non è un problema. Ho detto prima, se Schumacher dovesse essere più veloce di noi lo lasceremo passare. L'importante è che ci supera in maniera sportiva e pulita. E noi cercheremo di difenderci fino all'ultimo. Intanto che abbiamo, forse il DRS non l'ha utilizzato. Quindi questo è un punto a nostro favore. Quindi difendiamoci su queste curve. Ok, abbiamo un secondo di vantaggio. All'ultimo giro, signori, ultimo giro. Dai, ultimo giro. Non perdiamo la concentrazione. Ultimo giro, Schumi è vicino. Ci attaccherà sicuramente alla curva veloce. Allora, qui ci siamo difesi bene. Abbiamo mantenuto quasi mezzo secondo di vantaggio. Se non ci supera qua è fatta, signori. Se noi non sbagliamo e lui non ci supera qui, abbiamo sbagliato. Attenzione, tentiamo l'incrocio su Schumi. Ci buttiamo all'interno, cerchiamo di difendere la nostra 14ª posizione. Arriviamo un poco lunghi, costringiamo Schumi ad allungare la traiettoria. Dai così, 14esimi, signori, 14esimi. Tanta roba, i progressi si vedono. Dai che ci crediamo. Non siamo più ultimi, signori. Partiamo malissimo, però quantomeno non siamo più ultimi. Questa già è tanta roba. Fernando non ci parla nemmeno a fine Gran Premio. Niente, è proprio arrabbiato con noi, Fernando. Ha vinto la Ferrari, ma a noi interessa poco che abbia vinto la Ferrari. Ha vinto ancora Leclerc, che mi sa che il mondiale se lo porterà lui a casa. Noi siamo arrivati 15esimi, 14esimi, partendo 19esimi, tanta roba. Stroll è arrivato 17esimo e Liam è arrivato 21esimo. Partito 21esimo, è arrivato 21esimo. Non è per niente buona questa cosa. Liam, ti devi dare una svegliata.
Io l'anno prossimo riconfermerò lui. Tanta roba, 4 punti guadagnati, 2 punticini guadagnati. Buono così. 20 a 23. Ce la possiamo giocare in Austria, signori. Ce la possiamo giocare in Austria, che sarebbe l'ultima gara. E potremmo riuscire a vincere un po' di punti per la fama. E non sarebbe per niente male. Non sarebbe per niente male. Vediamo qui un attimino come procede la situazione. La fama sale, va bene. Arrivano soldi, buono, buono signori, dateci soldi. Altri soldi anche di qui, peccato per quei 10.000 per il lettoncino che abbiamo perso. Buono, 1099, non è male, non è male. Però non possiamo farci assolutamente nulla con 1099. Speravo qualcosina in più, speravo qualcosina in più con 1099. Non ci facciamo assolutamente nulla. Però va bene, è un'altra gara portata a casa. Un'altra gara con calma, portata a casa, gestita bene. E... che va bene. Non preoccupiamoci. Allora, il campionato d'Austria è subito, vicinissimo, porca miseria. E che possiamo fare? Concentrazione, promo, build, oppure scuderia. 100 punti scuderia, concentrazione secondo pilota, piloti. 5 milioni, ma miglioriamo il morale del motopropulsore. Va bene questo, dai, aggiudicato. Strutture, non fare niente, così mettiamo da parte i soldini e li investiamo nel controllo qualità degli altri settori, che non sarebbe male come cosa. Guarda, il controllo qualità telaio mi ha portato a 75. Qua invece siamo ancora fermi a 25 e 25. Nonostante abbiamo un... No, scherzavo, scusatemi, gestione punti risorse. Sono scemo, leggevo male io. Ricerca e sviluppo. 7 luglio, il Gran Premio è il giorno 7. Quindi non sappiamo se riusciremo a sviluppare qualcosa. Vediamo un attimino se è arrivato qualche miglioria. No. Tu cosa mi suggerisci? Questo che... No, 1000 non ce li posso spendere, signori. 1000 mi dispiace, ma non li posso spendere. Potremmo fare i copricerchi, che sono scontati. Questi qua no. C'è qualche miglioria in arrivo? No. Qui non c'è nulla. Qui sono ancora 7 giorni. Qua ne vogliono 600. E non possiamo fare nulla. Motopulsore. 300 di statori. 800 e niente. E qui invece qualcosa che costa poco. Nulla. Non c'è niente. Allora, andiamo a fare gli strattori. 385 punti. Raggiunta capacità di reparto, ma per porca miseria. Cosa mi suggerisci? Questo non lo farò né ora né mai. Allora facciamo i copricerchi. Perfetto, abbiamo fatto i copricerchi. Ci rimangono 1000 e passa punti. Cosa possiamo andare a fare? 800, supporto regolatore ala anteriore. Ma io vorrei fare qualcosa per il motore, ma per il motore non possiamo fare nulla. Per il telaio possiamo fare qualcosa? 600 punti, raggiunto il limite della cosa. E la resistenza, ma anche no. La resistenza non posso fare nulla. A parte questo, il MGU. Raggiunta capacità di reparto. Cioè, non posso fare nulla. Questo abbiamo raggiunto la capacità di reparto. Questo lo posso fare? No. Ho raggiunto la capacità del reparto. Andiamo qui. Che ora non mi farà fa più niente, perché anche qui abbiamo raggiunto la capacità di reparto. Non è vero? Ah no, questo me lo fa fare, dai. Non so che cosa ho migliorato, però va bene. Va bene. Dettagli, signori. Ci siamo un attimino persi in chiacchiere e in cose assurde. Andiamo avanti al prossimo Gran Premio degli testata. Abbiamo migliorato la testata. Va bene, 500 punti e 1.900.000. Quindi dovremmo un attimino essere... Niente, sempre l'ultima macchina siamo. Non c'è niente da fare. Niente da fare, non riusciamo a migliorare. Guarda dov'è la Ferrari là sopra. Siamo sempre l'ultima macchina. Va bene, signori, piano piano riusciremo a progredire. Detto questo io vi ringrazio per aver guardato questo video. Vi ringrazio per i like, per i commenti, per le suggerimenti e per il supporto. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo appuntamento. Bella raga, ciao!